Benvenuti a questa nuova puntata di Bianco e Nero. Noi stiamo un po' girando, come avete avuto modo di vedere con i nostri ospiti. Oggi siamo qui allo Stadio Partenio Lombardi con il dottore Mario Ciarimboli. Benvenuto, dottore. Grazie, grazie a voi dell'invito. Non è un caso che noi siamo qui e lei è un notissimo fisiatra a livello avellinese e non solo, a livello nazionale, ed è stato per, mi dica lei, quanti anni medico sociale dell'Avellino negli anni d'oro? E dunque, diciamo, sono 15 anni. 15 anni. Meno, 10 anni di Serie A più alcuni di Serie B. Ed è tornato per la prima volta qui davanti agli spogliatoi, sì. Dopo quanti anni, dopo quanto tempo? E dopo 15 anni. Dopo 15 anni? Dopo 15, e che effetto anni. Le ha fatto? Tristezza. Credo che racchiuda un pochino la sensazione che ho in questo momento. Un po' di abbandono da parte di tutti. Siamo soli, c'è nessuno, quindi probabilmente anche il, chiedo scusa, anche il pubblico ha un poco disertato, la gente si sta allontanando per gli eventi che ci sono stati recentemente e anche non troppo recentemente. È una cosa veramente, ha ragione, sì. Il termine tristezza racchiude bene questa sensazione. Prima di parlare della sua avventura nel mondo del calcio, chi è Mario Ciarimboli nella vita comune, oltre ad essere un bravissimo fisiatra? È una persona molto comune, un avellinese doc, un irpino doc, di origini lontane, perché mio padre era marchigiano, che si trovò per caso, avendo vinto un concorso all'Istituto Agrario d'Avellino, nel 1936, che là per là non amò Avellino, ma dopo aver incontrato la mia madre, la moglie, decise di rimanere ad Avellino e si è sentito più avellinese probabilmente di me, che ci sono nato e cresciuto. Questa è la storia di tanti, mi viene anche da ricordare Giovanni Cini, che lei sicuramente sì, conosceva, no? Vero, tanti che poi capitano bene, sì. Per caso ad Avellino e se ne innamorano più degli avellinesi stessi. E lo stesso è capitato a mio padre. Quasi 50 anni di matrimonio con sua moglie Elia. Sì, è vero. Siamo a quota 46. Quindi un bel po'. Una lunga vita insieme. Una lunga vita insieme, condivisa anche lei avellinese doc. Entrambi innamorati di questa città. Tant'è vero che pur avendo avuto occasioni di andare via, non ci siamo mai mossi da qui. Abbiamo creato la nostra famiglia, i nostri due splendidi figli e tre magnifici nipoti. E con i nonni, con i nipoti, che nonno è lei? Premuroso, attento, meno rigido che coi figli? Sicuramente meno rigido, anzi per niente rigido. Per la verità di carattere sono piuttosto mite, quindi definirmi rigido non mi sento. Con i nipoti ancora di più, ancora più mite, ancora più affettuoso e mi fanno squagliare. Immagino, con i pazienti è molto umano, una persona molto umana. Beh, non sta a me dirlo naturalmente, però cerco di esserlo, ecco, questo sicuramente nelle intenzioni lo sono, ci riesco non lo so. Come è cominciata la sua, amava il suo lavoro o in realtà all'inizio non voleva fare il fisiatra, voleva fare altro? Dunque, ho amato sempre la professione di medico. Ho iniziato, vabbè, con una breve avventura fuori Avellino di pochissimi giorni, che poi ho abbandonato per una scelta entrando ad Avellino. A Pordenone, se non sì, erro, esatto, che fu anche vittima di una battuta un po' razzista. Di uno screzio, di una battutaccia un po' sciocca, che però già avevo deciso di andare. Non fermarmi, sì. E nel rientro ad Avellino mi ha fatto sempre amare la medicina, tanto è vero che ho iniziato in ospedale in un reparto molto particolare che è la geriatria, particolare nel senso che probabilmente con la persona anziana si creano dei rapporti speciali, ecco, più umani, per usare il suo termine precedente. E, dopodiché per caso mi fu imposto, tra virgolette, di specializzarmi in fisiatria perché si parlava di organizzare un reparto di riabilitazione in ospedale, cosa che feci frequentando l'Università di Roma. E niente, poi ho cominciato ad interessarmi del settore,
questo mi ha portato anche ad avvicinarmi alla Verdini. Ecco, io questo le volevo chiedere, come nasce, cioè com'è che Mario Ciarimboli si ritrova ad essere il medico sociale dell'Avellino nel 78, quindi sì, l'anno in cui poi l'Avellino andò in Serie A? 1974, credo, Franco Cerullo, mio caro amico e collega, perché lavoravamo insieme in ospedale, diventò medico sociale dell'Avellino. All'inizio del campionato mi chiese di aiutarlo nelle visite ai calciatori ed ebbi l'occasione di visitare alcuni, come Salvatore Di Somma, che oggi è qua con noi, e soprattutto Cesare Cattaneo, che veniva fuori da un infortunio importante ad un ginocchio. E per cui, mi pare a Como, avevano deciso che non avrebbe più potuto giocare. Ah, addirittura. In quel periodo l'ho seguito io, con affetto, con simpatia e con un certo impegno professionale, è venuto fuori il Cesare Cattaneo, che poi in campo insieme a Di Somma era una coppia, due killer, sì. Ma fuori dal campo io ho avuto modo di conoscere una persona gradevolissima, una persona amabile, sì, simpatica, sì, assolutamente sì. E quindi con questa esperienza è cominciata. Però quindi, il primo anno ufficiale di Mario Ciarimboli è l'anno stato successivo, l'anno quello della Serie A, il primo anno della Serie sì. A, in cui fui tesserato con la Federazione Gioco Calcio. Lei quanti anni aveva? Nel 47, quindi facciamo un po' di conti, al 74... 27 anni, sì. Sì. 78 diciamo, sì, era 78, sì. Quindi circa 30 anni. 30 anni, sì, esatto. Una trentina d'anni. 30-31 anni. Era emozionato, era contento pur essendo... Contentissimo, l'ho sempre fatto con grande gioia, e pur con grandi difficoltà, perché poi diciamo non c'erano gli strumenti scientifici che ci sono oggi, per cui ci si basava solo sul proprio impegno professionale. Avevamo creato con Franco Cerullo una rete assistenziale molto efficiente, per la sì. verità, con studi di radiologia, per esempio con il dottore Nargi, con il dottore Volino, con le varie cliniche. Quindi le eccellenze irpine. Le eccellenze irpine, che seguivano i giocatori della Velina, e devo dire con risultati buoni. Avevamo creato anche una rete esterna, perché poi i calciatori cercano sempre il confronto. Non so, avevamo dei riferimenti a Firenze, al CTO, dove c'era un mio cugino primario ortopedico, certo. A Milano con dei chiropratici, allora si cominciava a parlare di chiropratica con vari confronti. C'erano vari confronti. E poi alla fine ci davano risultati positivi, pur in un ambiente sempre difficile. Sempre è stato difficile questo ambiente. Molto, molto difficile. Con gli allenatori che rapporto aveva? Mi racconta il rapporto con l'allenatore speciale? Il rapporto con l'allenatore speciale, rapporti sempre professionalmente corretti da parte di tutti e con tutti. Con qualcuno è un rapporto forse migliore, più amichevole. Ricordo sempre l'ultimo della Serie A, purtroppo, Eugenio Bersellini, che era una persona squisita, con cui ho avuto un eccellente rapporto amichevole. Si deve creare anche un rapporto di fiducia profondo. Sì, di grande fiducia, anche se in un momento difficile, forse il momento più brutto di questa avventura, perché concluso tragicamente con quella partitaccia di Milano. Di San Siro. E credo che sia il momento più basso dell'Avellino. Ce ne sono stati altri poi, sì, più bassi di quel momento, quello di quel periodo. È stato bruttissimo, perché c'era la sensazione di perdere irrimediabilmente qualcosa, e infatti il termine irrimediabile mi pare che... È il termine giusto. Che si stia verificando, speriamo di no, naturalmente, noi speriamo sempre. Bisogna sempre essere positivi. Io non ho vissuto la Serie A, cioè nel senso ero piccola, certo. Però quelle immagini sono proprio nel cuore di tutti quanti noi, sì. Al di là di questo stadio proprio che ribolliva di gente, era una festa, no? Sì. Si venivano tante ore prima allo stadio, un rito popolare proprio. Sì, era cambiata la vita degli avellinesi, degli irpini in genere, non so, il pranzo domenicale non esisteva più, cioè si faceva una sorta di colazione domenicale, magari alle 11, sì. Questo valeva per me, ma valeva per tutti, insomma. Il
momenti veramente irripetibili. C'è un momento tra tutti, il momento più brutto ho capito che è San Siro, sì. Il momento più bello, simpatico, divertente, immagino che ce ne sono stati tanti. Ce ne sono stati tanti, momenti divertenti, non so, una vittoria, ecco Udine per esempio, una città per noi prodiga di vittorie, non so per quale motivo. Anche un 5-0, sì, un'altra vittoria l'anno, mi sembra, con Angelillo, se non ricordo male, in cui segniamo il primo gol, vincemmo tra l'altro 2-1, e io saltai dalla gioia, siccome le panchine sono piuttosto basse, sì. Sono scavate nel terreno, uscii fuori e diedi una capocciata alla panchina, svegli un pochino. Quando mi risvegliai, dopo pochi secondi, naturalmente, mi ripresi, dico, chiamatemi un medico. Questo diventò un po' il leitmotiv di tutto il rientro fino alla Velline. Insomma, la prendevano amabilmente in giro. Amichevolmente in giro, sì. Sì, questo è uno dei tanti momenti belli, poi ce ne sono stati tantissimi. Com'è possibile che... Cioè, è possibile, in realtà la risposta forse è scontata, che quando si parla di Serie A agli avellinesi viene in mente anche lei, cioè lei è molto conosciuta e molto apprezzata, Ciarimboli, Avellino in Serie A. Sì, insomma c'è un pochino questo abbinamento tra credo Cerullo, Ciarimboli e Serie A, siano un poco abbinati come sarà perché poi vedo tanta gente, mi piace di parlare di calcio e quindi si parla sempre di Avellino. Cioè, tuttora parlano. Sì, sì, sì. D'altronde sveliamo un retroscena e poi ci facciamo una passeggiata. Prima è passato Cristian Vecchia, che sì. È un po' l'anima dell'Avellino, non è semplicemente un team manager, l'ha riconosciuta, l'ha salutata, cioè sì. Penso che sia una cosa bella. Fa molto piacere, sì, fa molto piacere. Tenga presente che, insomma, sono conosciuto anche perché vedo moltissime persone per la mia professione. Assolutamente. Siamo quasi, insomma, fatti i calcoli statistici, vedo circa 2000 persone all'anno. Non mamma sono, mia, non sono da quanti buoni. Anni, se facciamo il calcolo da quanti anni lavora, perdiamo proprio... Purtroppo sì, purtroppo per me ovviamente, che significa che gli anni passano. Allora, ci facciamo una passeggiata, andiamo piacere. In un bel punto, arriviamo a un murales di una persona carissima a tanti avellinesi, il capitano Adriano Lombardi. Era Adriano Lombardi, oltre che il capitano. Ma io credo che questa sia la definizione giusta, era il capitano. È un termine che racchiude tutto, la capacità di guidare gli altri senza prevaricarli. Era un uomo buono, io lo definisco un buono, un carattere estremamente mite, ma rigido per quello che serve nelle attività di vita quotidiana e nelle professioni. Leader silenzioso, ma leader. Leader, con la L maiuscola. Thank you.
Si è mai fatto un'idea, dottore, di quello che è successo con il morbo di Gehrig ad Adriano, visto che gli studi medici sono contraddittori, addirittura ultimi studi parlavano di incidenza delle testate con il pallone, perché i palloni erano molto rigidi. In realtà siamo sempre nel campo delle ipotesi, non c'è nulla di certo. Quello che è certo è che il morbo di Gehrig non interessa solo i calciatori. Sì. Ce n'è una diffusione molto ampia, interessa anche i calciatori. All'inizio se ne è parlato un po' di più perché... Per i diserbanti, sì, presenti sui terreni di gioco... È tutto possibile, però non c'è nulla di certo. Devo dire che la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, oggi è una delle patologie neurologiche in crescita, in aumento, quindi... Non certamente i pazienti vengono tutti, certo, dai campi, tutti dal mondo del calcio. Invece di somma, ne accennavamo prima, carattere è un completamente carattere diverso. Un esplosivo, come dire, dal carattere un po' mutevole, sì. Magari oscilla da momenti di silenzio, di depressione, a momenti invece di grande esplosione. È un altro tipo di capitano. È un altro tipo, è un altro di, capitano. Tipo di capitano. Molto più energico e forte, però in qualche occasione tende un pochino a chiudersi in sé. È una giusta definizione. È un caro amico anche di somma. E che le dice dell'alleno di oggi, quando si avete parlato? Io lo seguo prevalentemente in televisione. Sento i vostri notiziari, naturalmente vedo tutto, ho visto tutte le partite, è una squadra che fa quello che può, si vede chiaramente che soffre in due punti cruciali, in difesa e in attacco. La difesa prende gol da Polli e l'attacco non segna. Non ne fa se non fosse per Charpentier. Se non fosse per Charpentier, oppure per il tiro da lontano che mi pare in due occasioni si è verificato. Il calcio è un po' lo specchio della città, sì. Cioè non a caso Avellino in Serie A, grandi politici che nel bene o nel male dominavano, sì, l'Italia, sì. Avellino in D, in C, una classe politica in generale, parlavamo prima, che diciamo è alla ricerca di sé, non so per usare un termine proprio un eufemismo. Sì, effettivamente è così, il calcio è l'espressione un po' della città e del momento anche dei nostri politici. Per la verità è un problema che riguarda tutta l'Italia, non solo Avellino, c'è una crisi della classe politica notevole, ci sono personaggi che insomma probabilmente farebbero bene a dedicarsi ad altre attività piuttosto che alla politica. Le persone colte, intelligenti di un tempo non ci sono più in politica. O stanno da parte. Che diceva sua mamma? Prima mi ha detto una frase, diceva sua mamma. Si perde il ben quando, si piange il ben quando si perde. Riferito soprattutto all'Avellino e alla Scandone. Io lo riferisco all'Avellino e alla Scandone. Oggi ci rammarichiamo della perdita. Quando avevamo la Serie A forse non ce ne siamo neppure accorti. Ma ci ha fatto più bene o più male sta Serie A? No, ci ha fatto bene. Solo bene. Solo bene. Infatti piangiamo il bene perché l'abbiamo perso. Tra i presidenti che ha incontrato prima mi raccontava con il presidente... Grandi presidenti, un po' tutti, un po' sopra le righe, Sibilia naturalmente. E direi Graziano, Elio Graziano. Mi racconta qualche aneddoto, me ha detto. Come che no, ce la ne sua e tantissime. Per esempio lui pretendeva che io e Franco Cerullo il venerdì prima delle partite andassimo a Fisciano a trovarlo, ma non perché voleva essere raggiungato. Per scaramanzia, perché dice quando andavamo l'Avellino diceva, ed effettivamente manco a farla apposta, succedeva regolarmente. Quindi era proprio, non si poteva perdere. Devo dire, non eravamo i soli perché c'era una fila di persone. Ah, quindi era proprio esteso questo. Che chiedevano biglietti o altro. Nelle squadre di calcio ci sono sempre i cosiddetti personaggi minori, cioè i fisioterapisti, sì, il massaggiatore, sì, il dirigente accompagnatore. C'erano anche ai suoi tempi, naturalmente. Sì, sì, c'erano pochi, ma di una validità, ecco, notevole, silenziose, su tutti i due fisioterapisti, due massaggiatori, Vincenzo Vigioni De Luca e Torino Monturi, che erano i due unici, oggi credo ce ne sia qualcuno in più,
all'epoca facevano tutto loro, soprattutto Vincenzo e De che Luca, persona che è scomparso. Era? Una persona di un semplice, dotato non di grande cultura, ma con delle mani d'oro per il massaggio e con la capacità di gestire lo spogliatoio in maniera eccezionale, egregia. E che non ha mai rivelato i segreti che naturalmente ci sono in qualunque squadra, però lui non ne ha mai parlato e è andato nella tomba portando con sé tutti i segreti dell'Avellino d'Oro, e ce ne sono tanti. Uno me lo può dire? Beh, non so, una lite importante che ci fu in un ritiro a Cava dei Tirreni con... Pesante, sì, anche con delle lesioni di uno dei due. E Vincenzo ebbe la capacità di gestire questa lite, di calmare i due giocatori, di medicare chi si era fatto male e non si era mai parlato. Mi fa piacere che a distanza di oltre 30 anni tutto rimane in silenzio, ora sarebbe già sui social di video, tristemente. I calciatori erano capricciosi, viziati, allora come oggi, o erano un'altra tipologia? Penso, non ho esperienze sui calciatori attuali naturalmente, però da quel che vedo, sento in televisione, penso che ci sia una bella differenza di carattere. Che lei chiedeva? Mi dica qualche calciatore in particolare che aveva bisogno di essere rassicurato? O che era timoroso? Beh, no, timorosi erano, sono tutti timorosi. Questo è il ricordo che ho dei calciatori, che hanno grande paura dell'infortunio, grande paura del doloretto muscolare che si può trasformare in stiramento, in strappo. Nello stesso tempo però il sabato guariscono tutti. Magicamente. Anche quelli che non dovrebbero guarire. C'era uno che era un po' lamentoso. Ma no, particolarmente no, forse Vignola un tantino in più, insomma, ma non direi in maniera particolare. Il calciatore al quale lei è proprio legatissimo? Legatissimo è Stefano Tacconi, che ogni tanto ho rivisto, e sì, ottimo personaggio. Che tra l'altro poco tempo fa ha detto senza l'Avellino la mia vita non sarebbe stata... È vero, a proposito di Stefano Tacconi, un altro piccolo aneddoto. Era un grande fumatore. A un certo momento, al primo ritiro, pare a Porretta Terme, se ricordo, gli dissi che tu sarai un grande portiere, andrai in nazionale se non fumi più. Per la verità mi ascoltò per un certo periodo, smise, poi non so se ha ripreso per la verità. E effettivamente fui. È stato un buon profeta. È stato un buon profeta. Per chiudere, il calcio moderno è cambiato naturalmente ed è cambiata anche la tipologia degli infortuni che accompagnano oggi i calciatori. Sicuramente ci sono molti più infortuni muscolari probabilmente, perché credo che giocano troppo, cioè troppe partite in tempi ridotti, e questo non fa bene ai muscoli. Precedentemente si avevano più infortuni di tipo osteoarticolare, quindi da trauma diretto, distorsioni, fratture. E quindi è cambiato da questo punto di vista? Penso che sia molto cambiato da questo punto di vista, anche se oggi devo dire che l'assistenza medico-sportiva è migliore. È altamente specializzata, ci sono gli studi, addirittura c'è... Ne ho sentito parlare nei giorni scorsi, mi sto interessando dell'argomento, c'è la possibilità di uno studio genetico per identificare i campioni del calcio. Addirittura. C'è la possibilità, si stanno identificando dei geni che permettono che si associano ad una carriera atletica importante. Incredibile i progressi della scienza. Si parla di 40 geni isolati, eccetera. C'è qualcuno che ha cominciato a selezionarli, ad utilizzarli. Quindi diciamo siamo su un livello decisamente superiore altissimo a quello che facevamo. Vabbè, non c'erano gli strumenti. Il suo figlio ora collabora un po' con... Sì, collabora per qualche recupero per la parte fisioterapica. Che le dice? Le racconta qualcosa? Si confronta? Si confronta per alcune cose, però mi sembra che abbia un ottimo rapporto con l'ambiente, con i calciatori.
molte delle notizie che ci siamo scambiati da lui. E non vi confrontate sulla differenza di come erano i calciatori e come sono? Vabbè, questo fa parte dei tempi che cambiano. Infatti. E che le dice suo figlio? Parla molto positivamente dell'ambiente che c'è adesso, dei calciatori. Dirigenza a parte, anche della dirigenza naturalmente, ma ha un buon rapporto con i calciatori che sono molto semplici, molto umili. Questa è la differenza un po' con il passato. Che erano presuntuosi prima o comunque erano... Beh sì, eravamo pure noi a renderli presuntuosi perché li portavamo in palmo di mano, oggi forse un po' meno. Purtroppo sì. Che siamo circondati dalle macchine, non vedono che stiamo facendo l'intervista, vogliono per forza parcheggiare. Infatti. Che cosa ci dobbiamo... Allora, le ultime due domande, che cosa ci auguriamo per il futuro sportivo della nostra città? Ci auguriamo una classe dirigente efficace, efficiente, possibilmente avellinese o irpina, e una squadra che ci dia dei risultati, perché poi nel calcio si può dire tutto quello che si vuole, ma quello che conta è il risultato. Quindi anche la tristezza e la rassegnazione del momento, bastano due vittorie e si riaccende tutto. Due o tre vittorie. Si riaccende tutto. Passa via la tristezza. Mario Ciarimboli che si augura invece come marito, nonno, medico? A questo punto soprattutto come nonno. Mi auguro il maggior bene possibile per i miei figli, per i miei nipoti particolarmente. Mi auguro che questa città risorga, mi auguro che la sanità funzioni adeguatamente, visti i mezzi tecnici che oggi ci sono, sicuramente importanti, però debbono essere sfruttati bene. Mi auguro che la sanità lo faccia. Questo è l'augurio personale per la mia professione. Bellissimo augurio, grazie davvero per questa bellissima chiacchierata con il dottore Mario Ciarimboli. Ne sono veramente felice, per me è un momento importante, quasi di ritorno a momenti belli, è un ricordo che forse non ho manco avuto modo di ricordare in altre occasioni. Ci fa piacere di averle dato questa possibilità. Grazie. E che lei ci abbia dato questa possibilità. Grazie a Palmiero Napoli che come sempre ha lavorato con noi in regia, ci vediamo alla prossima puntata di Bianco e Nero.